Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 16, versetto 19. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E ancora lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 12. Egli, e cioè Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Si è seduto. Che riposo per noi. Il Vangelo di Marco presenta il Signore Gesù come un devoto servitore di Dio e termina mostrandoci il Signore elevato nel cielo, seduto alla destra di Dio. L'opera che il Padre gli ha dato da fare è stata compiuta, come troviamo scritto in Giovanni capitolo 17, versetti 4 e 5. Così si è seduto, come un servitore che può riposarsi perché ha terminato il suo lavoro. Si è seduto per sempre. Dunque non è una condizione provvisoria, ma eterna. Se Dio ha fatto sedere il Signore Gesù alla sua destra, è perché è stato soddisfatto del suo sacrificio sulla croce. Assegnandogli un simile posto d'onore, Dio dichiara che l'opera della croce è completa, perfetta. Ora Dio può accordare il suo perdono e salvare chiunque crede in Gesù. Il fatto che suo figlio è seduto alla destra di Dio ha un valore immenso per il credente. Costituisce il fondamento della sua pace. Egli, Gesù, è la nostra pace. Efesini capitolo 2, versetto 14. Posso forse avere qualche dubbio sul fatto di essere liberato da ogni colpa e da ogni condanna? No. Ogni dubbio scompare se per la fede vedo Gesù seduto alla destra di Dio. Il problema dei miei peccati è risolto. Gesù li ha presi su di sé quando era sulla croce. E se non li avesse completamente espiati davanti a Dio, il mio Salvatore non si sarebbe seduto. Ma poiché si è seduto, posso essere in pace. Se Dio si dichiara soddisfatto, io posso essere completamente tranquillo. Che il Signore ci benedica.